Buongiorno e buon giovedì 21 gennaio 2021. Come stai? Fratello, sorella, amico o amica o conoscente? Come stai? Come sta andando la tua vita? Io sto bene, ringrazio il Signore e dico apertamente, fin qui l'Eterno mi ha soccorso. Alleluia. Quindi voglio dire, Signore, grazie con tutto il mio cuore. Ma voglio leggerti un versetto della parola di Dio, perché questo è un video apposta proprio per questo, per meditare un passo della parola di Dio, e lo leggiamo da Isaia capitolo 5 versetto 20. Dice così la scrittura: guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene. Il titolo di questa meditazione è proprio questo: il bene e il male. C'è un ricco insegnamento nella parola di Dio su come dobbiamo comportarci nei confronti del bene e del male. Bisogna chiamare il male col suo nome, avere il coraggio di smascherarlo, non dire che certe cose si possono anche fare quando si sa che il Signore le proibisce. Ad esempio in Romani 12:9 è scritto: aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. E avere il male in orrore, respingerlo, fuggirlo e poi attaccarsi al bene, praticarlo con tutte le tue forze, con tutte le forze. In Ebrei 5:14 è scritto: quelli che per via dell'uso hanno la facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Distinguere il bene e il male è anche questione di pratica, come avviene proprio nell'esercizio di un mestiere, nella quale la ripetizione dei movimenti di un mestiere, nella quale la ripetizione dei movimenti ci rende più abile, no? Più pratici. Ci vuole impegno costante, ci vuole un impegno giornaliero per imparare a capire quello che piace e quello che non piace al Signore. In Romani 16:19 sta scritto: desidero che siate saggi nel bene e incontaminati dal male. In altre parole, ingegnosi per praticare il bene, esperti in ogni opera buona e pronti a giudicare il male senza trovare scuse o scappatoie, prudenti per evitare ogni minimo contatto che potrebbe trascinarci a commettere cattive azioni. Nella terza epistola a Giovanni, capitolo 1, versetto 11, dice così la scrittura: carissimo, carissima, non imitare il male, ma il bene. È più facile seguire i cattivi esempi che i buoni, è vero. Guai se giustifichiamo le nostre malvagie azioni prendendo a pretesto che anche altri hanno fatto così. In Proverbi 17:13 è scritto: il male non si allontanerà dalla casa di chi rende male per bene. È un grave peccato fare del male a chi ci ha aiutato, a chi ci ha fatto dei favori e forse si è privato di qualcosa per amore per noi. L'ingratitudine è causa di molta sofferenza. Prima di concludere questa meditazione, voglio fare una piccola precisazione. Tante volte ho sentito dire a qualcuno alla quale io gli ho parlato di Gesù e gli ho detto esplicitamente che per nascere nuovamente, per ricevere Gesù nel proprio cuore, per andare in paradiso, ecco, per ricevere il dono della vita eterna, bisogna confessare i peccati a Gesù direttamente. Molte persone mi hanno risposto: ma io non ho commesso niente di male, io non ne ho fatto peccati gravi. Questa è una frase che sento dire molto spesso, però sapete una cosa? Non ci sono peccati gravi e peccati meno gravi. Il bene è il bene, il male è il male. Ma Dio cosa intende per male? Cioè, quando noi parliamo di male, cosa vorrebbe dire? E io ti faccio un solo esempio, ok? Gesù disse che il comandamento più grande, quello che racchiude tutti gli altri comandamenti, è uno solo e dice così: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, con tutto te stesso praticamente. Se pensi a solo questo comandamento, quante volte hai peccato? Perché questo è un comandamento. È la stessa cosa di dire non rubare, non dire falsa testimonianza, non bestemmiare, non uccidere. È uguale. Dio dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo essere.
Quante volte siamo venuti meno solo in questo comandamento? E ce ne sarebbero molti altri. Ecco, per Dio questo è male, è peccato. Questo è ciò che Dio chiama il male. Non è per forza uccidere o fare qualcosa di grave, anche perché per Dio non c'è differenza. Per Dio il peccato non ha un peso diverso. Lui mette sulla stessa bilancia, sta attento a quello che dico, non sto dicendo una blasfemia, ma è verità. Lui mette sulla bilancia lo stesso peso una bugia con l'omicidio. Per Dio non c'è differenza, ha lo stesso peso. Per Dio peccato è una bugia e peccato è l'omicidio. Quindi dobbiamo stare molto attenti, ascoltiamo di più la parola del Signore e impariamo a conoscere ciò che Dio chiama bene e ciò che Dio chiama male. Io ti saluto e ti auguro una buona giornata, che Dio benedica grandemente la tua vita. Shalom!